ragazzi, sempre Sentosilver, siamo arrivati alla cava. Vi faccio vedere sulla mappa la posizione che voi dovrete raggiungere è questa. Vedete dov'è la foresta Euroti? Io ho fatto pratica di Eurota, praticamente ho fatto tutte le zone, mi manca questa, che però sembra essere già nella regione dopo, Devono e essere qui quindi intorno. Mi dovete sono solo raggiungere sbagliato ad questo uccidere. punto. Sarà più semplice, senza allertare gli altri. Il problema, Alexios, è che non allertare gli altri è sempre un problema perché ti vede uno e ti vede tutto il forte. È programmato, purtroppo mi secca dirlo, ragazzi, Devo ma è dominarlo programmato ora. male. Ecco qui abbiamo Icaro. Guardate dove punta. Là Sono qui. in alto, perfetto. È un gioco fatto male, purtroppo. Finché non rilasceranno delle patch per sistemare questa difficoltà esagerata, veramente esagerata. Perché è troppo difficile, ragazzi, come gioco. È veramente troppo difficile questo Assassin. Io li ho giocati tutti, compreso il 3, che il 3 era un pugno nei denti notevole per il cambio di meccanica di gioco. E feci molta fatica, ma questo è veramente. Ad esempio, ero nascosto, però mi ha visto. Cioè, è programmato apposta per farci morire. E ora lo chiamavate Assassin's Souls. No, lo chiamavate Assassin's Creed. La gente lo comprava solo se voleva mettersi alla prova. Perché dai, ragazzi, stiamo giocando in modalità facile. E non è matematicamente possibile far saltare così tanti nervi e far fare tutti questi try a una persona. E poi c'è il discorso dei mercenari. I mercenari arrivano e shottano. E uccidendo le guardie, i mercenari arrivano perché ci va sulla taglia. È gestito male. Ora, finché riesco, speriamo di non morire. Perché veramente, ragazzi, si muore a una frequenza impressionante. Pensavo mi avrebbe visto tutto il forte, vista la stupidata che stavo per fare. Allora, uccidiamo questo. Se arriva un mercenario, allora poi in questi gameplay bisogna fuggire, ragazzi. Ecco perché io comunque capisco tutto l'approccio stealth del gioco. Ci sono molte cose di cui dobbiamo veramente tenere conto in un Assassin's Creed. Uno che è completista, che vuole fare tutti gli obiettivi delle varie zone, capite che deve fare try su try. Se abbiamo i tempi degli attacchi a catena. Come vedete, il martello con gli attacchi catena è veramente un'arma decisamente valida. Ed ecco, ragazzi, ci siamo liberati di altri sgherri di questa zona e arriva il mercenario, quindi questo prima mi ha shottato, ho dovuto buttare via la registrazione. I mercenari sono stati messi, secondo me, per farci morire più e più volte, come succedeva nei Dark Souls. Beh, lì un po' tutti i nemici, se prendiamo il gioco sotto gamba nei Souls game, rischiano di ucciderci. Guardate il mercenario come corre a cercarci, come è strutturato per darci fastidio. Ora, io non voglio morire a ripetizione, quindi. E neanche buttare via tutto il gameplay, perché non mi sembra giusto ogni volta dover riregistrare da capo. Quindi, qui non ci sono punti d'arrampicamento, vediamo. Vediamo se il mercenario decide di andarsene.
e puntiamo momentaneamente, ragazzi, guadagniamo tempo, vediamo se parte. Ecco un salvataggio automatico. Anche perché bisogna rifare tutto da capo poi, ragazzi, è questa la cosa pesante. Comunque, siamo ben vedere del Taigeto, forse dove ci siamo stati buttati da ragazzini noi? Potrebbe essere. Allora, continuiamo ad arrampicarci. Sì, un po' più di brio, Alexios, cioè. Ok. Stiamo cercando di raggiungere il punto di osservazione, nel caso non si fosse capito. Avevamo anche un altro indicatore. Ecco, questi saltellini che fa lui arrampicando non mi piacciono proprio per niente, direi che è gestito male anche sotto questo aspetto. Fa perdere tempo. Come vedete, ogni tanto, ecco qui il nostro punto d'osservazione a video. Ne facciamo uno a video oramai, abbiamo preso questa challenge. Ma come vedete, saltano fuori sempre nuove pecche in questo gioco. Per quanto può essere immenso, gigantesco, qualcuno lo può trovare anche. Ok, Monte Taigeto secondo Temistocle, giunsi a Sparta passando per le pendici del Monte Taigeto che spuntavano da Gala come un dente di pietra. Di tutti i posti in cui si radunavano uomini crudeli, questo era senza dubbio il più sanguinoso. Non so se è da qui che venivano gettati i bambini spartani, eh? Quindi sapete la storia di Sparta che appena nato il neonato veniva esaminato. Si rappresentava delle malformazioni fisiche che potevano succedere in quegli anni lì, per le malattie anche della madre o del padre, praticamente veniva gettato dalla monte e andava incontro a una Saranno felici di morte, trovarmi qui. Meglio fare silenzio. perché appunto le sue ossa, non ancora formate del corpo di un neonato, si sbriciolavano all'impatto. Quindi era una legge, diciamo, molto crudele, è appunto la legge di Sparta. Ah, abbiamo un mercenario e ne abbiamo due addirittura, ragazzi, è fatto male come gioco. Vediamo di uccidere il nostro bersaglio. Ah, non ho fatto l'attacco a catena che. Ok, allora il nostro bersaglio l'abbiamo ucciso. Pure il leone ci arriva addosso, eh. Dunque, allora vediamo cosa ci dice. Ne abbiamo un altro qui. In mezzo ai mercenari, ovviamente. Uccidi lo spartano traditore. Ah, quindi ragazzi, ho paura che sarà ancora molto lunga questa. Proviamo a vedere come va. No, il fuoco no, il fuoco no, ci sciotta. Dobbiamo spegnerlo il prima possibile fuoco, ragazzi. Quando ce l'ha, ecco, nuovamente infuocati. Allora, cambio arma, ragazzi, perché è troppo lento il martello contro i mercenari ed è per questo che ci sciottano, probabilmente. Vedete quanto dovete schiacciare in modo nervoso i tasti? Aiaiai, mi ha dato nuovamente fuoco. No. Se riuscissimo a buttarla giù dalla montagna, forse abbiamo una possibilità.
Usiamo l'ultra. No. Ormai sono dal nostro livello questi mercenari. Siamo riusciti a prenderlo con l'ultra, ma a quale prezzo? Abbiamo una cura pronta. Ah, io l'avevo schivato, però. Ah, fuoco, fuoco, fuoco. Come vedete, sfruttano sempre nuovi sistemi per... Si è messi malissimo, ragazzi. Ah, no, 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 no! Ragazzi, ci fanno troppo male. I mercenari... Sono, guardate come dobbiamo giocare, tutto in fuga. Cerchiamo di raggiungere. Vediamo se ci ripoppa la vita e se riusciamo a prenderlo magari con un assassinio, eh. Sì. No, l'abbiamo preso. Guardate quanto è dura morire. Basta! Tutti le piante! Basta! Spegnetevi! Dove è andato a morire? Dopo che ci siamo persi il loot, ragazzi, a meno che non sia quello il suo corpo. Sì, l'abbiamo ritrovato. Allora. Stiamo tirando su anche dei signori loot, eh. Dunque, vediamo se possiamo finalmente assassinare il bersaglio. Sono video un po' come dire, un po' spenti questi, in effetti. Però, ragazzi, come vedete, è difficile come gioco. L'hanno fatto troppo difficile. Io sono sempre della mia idea, nessuno me la fa cambiare. Siamo tornati, neanche overlevelati, al livello della zona, perché non ho più fatto secondarie, e la difficoltà sta nuovamente emergendo. Fatto troppo male, ragazzi. Veramente fatto malissimo questo gioco. Che poi non è che mi dispiace, perché io sono fan di Assassin's Creed. Anche se non è che ci sto vedendo tutto questo Assassin's Creed qua dentro, eh. Ok, già che ci siamo, facciamo un po' di esperienza liberando le persone. Ed eccoci. Dunque, dov'era l'obiettivo che è magicamente sparito? Come vedete? Anche questa è una cosa fatta molto male. E dov'è che non lo vedo più? Dunque, ragazzi, guardate quant'è pesante giocare a questo Assassin's Creed. Il traditore e le sue truppe sono in Laconia. Quindi nord, occidentale, occidente qua, proviamo lì. Che vi devo dire, ragazzi? È sparito l'indicatore. Comunque, ho un'idea io, eh. Ve la spiego. Faccio questa quest senza clipparvela, perché sennò magari potrei fare 20 video cercando... Cioè, già sono pesanti i due video, non so neanche come intitolarli. I due video che vengono. La cava di marmo di Gorani è questa. Ecco, guardate, ora è tornato a farsi vedere. Ma quanto è fatto male, ragazzi, questo gioco? Ora è sparito. Ora, prendiamo per buono che la zona è questa. Dobbiamo distruggere le armi. Vi ricordo che è comunque una blind run.
L'abbiamo giocato è Day One. E dove saranno le armi, ragazzi? Distruggi le rastrelliere. Che siano queste, ragazzi, io vado a caso, eh. Una in meno, ancora quattro. Ah, fantastico, non so neanche. Non le possiamo neanche evidenziare le rastrelliere. Quindi una era in alto, che me la ricordo io. Di qua. Cioè, quanto è fatto male, ragazzi, veramente. Due. Devo trovare le altre. Ora, secondo me la missione continua dentro nella. Ce n'era una in alto forse, e poi la missione continua dentro nella cava. Guardiamoci attorno e dobbiamo cercare. Ecco, forse ci sta già traccando. Alleluia, signori, alleluia. Tre rastrelliere distrutte. Non ci vorrà ancora molto. Bau, bau, miccio, miccio. Certo che sti favori per i re di Sparta spero me li paghino bene, perché ci stanno facendo un po' dannare, e dico un po'. Ne resta ancora una. Per fortuna che ce le ha traccate, ragazzi. Perché ci stavo già uscendo pazzo, sono sincero. E sono cose che a me nei videogiochi non piacciono quando succedono queste cose. Quando la curva di difficoltà impenna così tanto, non mi piace. Poi fatemi sapere i vostri pareri, cioè magari voi lo trovate facile. Non è detto che perché è difficile per me deve essere un gioco brutto. Ho anche chiuso i rapporti, io stupidamente, ho anche bloccato una persona perché provocava tutto andare, un immaturo, appunto su Facebook, con cui ho avuto, non diciamo problemi, scambi di veduta non proprio simpatici. Ora, vediamo le quest. E ogni volta che io appunto non è che mi lamentavo, però facevo notare che in certi videogiochi c'erano stupide curve di difficoltà che non avevano senso essere così, lui arrivava a provocare puntualmente, no? Quindi, cioè io non ho, come gli ho detto, non ho tempo da buttare con le tue inutili provocazioni. Se la tua vita non ti piace, come ho detto a questa persona, non venire da me a farmi problemi, perché io ho tanti altri problemi nella vita da affrontare. E quindi, detto questo, scusate un attimo se vi ho fatto questo off topic, posso capire che per delle persone si divertano a morire e rimorire, probabilmente non mi sembra un divertimento sano, però boh, ognuno alla fine, basta che non fa del male agli altri, si diverte come vuole. Allora, vediamo. Torniamo a Sparta, il viaggio rapido non era disponibile, quindi ce la facciamo a cavallo. Ecco qui. Ed ecco, continuiamo ad avanzare, ragazzi. Eccoci di ritorno, penso, a Sparta. Poi faremo anche queste quest secondarie. Largo, largo, signori! Ne arrivo io, minimo si devono spostare le persone.
Ed ecco qua, abbiamo Brasida con cui parlare. Magari se ce la facciamo entro la fine del video, ragazzi, che Eccoti. dite? Quando ci sei, posso condurti dai re. Cosa Cosa devo vuoi sapere prima aspettare? di incontrarmi? Ah, sì, giusto. Non hai mai avuto un'udienza con i due re? Ho incontrato Pausania. Re Pausania. Ti prego, i re Pausania e Archidamo regnano insieme. Fate colpo su entrambi e vi restituiranno la vostra casa. Non mi aspettavo che fosse piacevole. Cosa puoi dirmi di Pausania? È giovane, non scambiare il suo sorriso per gentilezza. Come tutti i re, chiunque osi contrariarlo se ne pentirà. Cosa dovrei sapere su Archidamo? Archidamo è un conservatore. Non si tira indietro di fronte a una battaglia. Ha anche un carattere difficile. Meglio andargli a genio. Sono pronto. Aspettare non serve. Allora andiamo. Tua madre è già dentro. Archidamo comunque c'era con nostra madre perché gli ha tirato un pugno in faccia anni fa e gli ha fatto sanguinare il naso. Cercano di ammazzarsi tra di loro, oltretutto, che bello. Dove sono i re? Eccoli. Cos'hai da dire ora? Hai reso l'idea, Archidamo. Hai vinto. Altri due squadroni in Beozia, allora. Come dicevo. È così che risolvono le questioni. A volte. La guardia di Archidamo è migliorata. Dovrebbe ringraziarla. Brasi, vieni con delle notizie. Sentiamo. Miei re, vi presento Mirine, discendente di Leonida, e suo figlio Alexios. Come osi mostrare il tuo volto a Sparta? Alexios mi ha aiutato a rendere la Corinzia sicura, mio re, e ha dato il suo contributo con la ribellione ilota. Vogliono solo il meglio per Sparta. Vi prego di ascoltarmi. Ascoltiamo prima di versare del sangue sul pavimento del palazzo. Parla, Mirini. Perché sei qui? Sono tornata per rivendicare la mia cittadinanza spartana e la nostra casa. Ti sei esiliata volontariamente. Tuo figlio ha ucciso un anziano ed è fuggito. Per non parlare di ciò che ha fatto al tuo naso. La mia famiglia è stata tradita, mio re. Sparta è stata tradita. Siamo qui per denunciare i traditori. Per anni non ti è importato nulla di Sparta. Incolpa me. Io ho ucciso l'anziano. Io ho dato inizio a tutto questo. Quindi, se volete che qualcuno dimostri la propria lealtà, dovrei essere io. Non so se congratularmi con te per la tua onestà o punirti per il crimine che hai appena confessato. Mirine ha reso note le sue intenzioni. Quali sono le tue? Trovare e uccidere chi La ci ha caccia che ha tradito. tradito la mia famiglia è Sparta. Lo troverò e lo ucciderò. E chi credi che abbia tradito Sparta? Esattamente. È quello che voglio scoprire. Prima dimostra la tua lealtà. Porta gloria a Sparta e riscattati agli occhi degli dèi. Fino ad allora, né tu né tua madre avrete diritto alle vostre terre. Ditemi cosa devo fare e sarà fatto. L'esercito spartano combatte gli ateniesi in Beozia. Vai e unisciti ai nostri comandanti. Torna trionfante o non tornare affatto. Nessun Considera la problema. battaglia già vinta. Detto con la sicurezza di qualcuno che non ha mai visto la guerra. Troverai il mio comandante sul Monte Licona. Consegnali questo e digli che ti mando io. Non così in fretta. Due re, due missioni. Eracle ne ha compiute 12. Due non saranno un problema. È la prima cosa da spartano che ti sento dire. Presto nell'Elide inizieranno le Olimpiadi e il nostro campione di lotta ha bisogno di una scorta. E vuoi che sia io a fare da scorta a lui? Voglio che ti assicuri che gli spartani tornino con una corona. Ne
È così che porterà gloria a Sparta? Vincendo un evento alle Olimpiadi? Non un evento, mio re. Farà in modo che Sparta vinca le intere Olimpiadi. Ah, perfetto. Hai i tuoi ordini. Ti riceveremo di nuovo quando li avrai eseguiti. Se li eseguirai. Compirò le missioni e voi ci ridarete la nostra casa. A quanto pare c'è ancora un po' di Sparta in te. Brasida, accompagnali fuori. Prossimo! Ok, ragazzi. Se mi ricordo bene, uno dei due re fa parte della setta, se mi ricordo. Quindi uno dei due è da assassinare. Ma quale dei due? Dobbiamo saperne di più. E per il momento dobbiamo stare alle loro dipendenze, anche perché abbiamo bisogno della cittadinanza spartana e riavere la nostra casa, che era appunto il sogno di nostra madre. Quindi... È andata bene. Beh, considerando che la tua testa è ancora al suo posto, sì, direi che è andata molto bene. I re sono stati generosi a darci un'altra possibilità. È tutto quello che devo fare, vincere le Olimpiadi. E una guerra. C'è qualcos'altro che vuoi sapere prima di partire? Che cosa succede in Beozia? L'esercito ateniese sta respingendo poco a poco gli Spartani. Non sarà facile vincere. Se c'è uno che può ribaltare la situazione, sei tu. Cosa sai di questo campione di lotta che dovrei scortare alle Olimpiadi? Il lottatore di Pancrazio. Il suo maestro saprà dirti dov'è. Ti ringrazio. Le cose non sono come sembrano, ma devi garantire la sicurezza del campione per compiere la missione. Lo farò. Uno dei re fa parte della setta. Ecco. Quindi uno di questi incarichi è di certo una trappola. Ma quale? Brasida? Non ne parlerei così vicino al palazzo, ma ho combattuto al fianco di entrambi. Non riesco a credere che uno dei due sia un traditore. Dobbiamo avere le prove prima di muovere qualsiasi accusa. Tieni gli occhi aperti. Credo di essere pronto. E tu? Cosa farai durante la mia assenza? Ho ricevuto un messaggio appena prima di entrare. Che tipo di messaggio? Un indizio su dove trovare un altro membro della setta. Andrò in Arcadia. Da solo? Il fato ci arride. Ho ricevuto ordine di andare lì. Possiamo viaggiare insieme. Mi sarebbe utile. Ti ringrazio. Allora ci vedremo in Arcadia. Buon viaggio. Ok, ragazzi. Ed ecco, abbiamo ottenuto nuovi pezzi di armatura. Quindi io vi saluto qui, vi ringrazio di aver visto questo video, scusate un attimo se mi sono preso male, però la meccanica di gioco è veramente fastidiosa per me, quindi spero veramente che venga un po' messa a posto. Detto questo, con il nostro Exios vi saluto, cercheremo di completare i due set che vogliamo fare, voglio mostrarvi entrambi, e se ne faremo altri, molto meglio. Questa è casa nostra, come vedete dobbiamo riuscire a riconquistarcela, ridiventando cittadini spartani. E che dire, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Questo era il 36esimo, il 37esimo, non so se andremo a cercare nostro padre oppure se andremo a cercare a fare missioni. Vediamo un attimo come riesco a muovermi. Mettete like o dislike oppure iscrivetevi al canale, in questo modo saprete quando appunto il 37esimo video andrà online. Ciao a tutti da Sion e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao, alla prossima.